il barone fanfulla da Lodi, condottiero di gran rinomanza, vien condotto una sera in stanza da una donna dai facili amor. Era vergine fanfulla da Lodi, ma alla vista di tale maliarda prese in mano la sua alabarda e con zelo si mise a giostrar. E cavalca, 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 alla fine fanfulla si accascia, allor dice la bella bagascia, 100 scudi sull'unghia dai qua. Accidenti, non son mica scemo, le risponde fanfulla infuriato, il mio amore a te ho donato, non dovresti pretender di più. Del tuo amore non so cosa fare, anche se sembri molto importante, se non cacci la grana all'istante, dai miei cani ti faccio sbranar. Passa un giorno, due giorni, tre giorni, il fanfulla ha un certo prurito, dal grattare l'è quasi impazzito, è una cosa che non ne può più. Vien chiamato un dottore di grido, che gli dice non c'è discussione, necessaria è l'amputazione, se vogliamo evitar l'infezione. Umiliato, deriso, infangato, il fanfulla non sa cosa fare, in Oriente decide di andare al servizio di un grande pascià, a stipendio con l'inquadramento, l'esbarone fanfulla da Lodi ha lasciato i soldati, i suoi prodi, e l'eunuco in un harem lui fa. La morale di questa vicenda si riduce alla legge del Menga, chi ce l'ha molto stretta.